Grazie Presidente Comazzi. La parola al Presidente Pizzul. Grazie Presidente. Quando si parla di temi come questi, in aule istituzionali, si corre sempre un rischio, quello di dover constatare come le norme, le leggi, non sempre riescono a rappresentare, a rendere giustizia di quella che è la realtà che vivono coloro che quotidianamente sono parte di una vicenda come quella dei caregiver. Per cui quest'oggi in quest'Aula, secondo me, si mettono a confronto due sensazioni molto molto forti. Da un lato, lo hanno già detto alcuni in quest'Aula, l'importanza di aver codificato attraverso una legge regionale una figura fondamentale e troppo spesso dimenticata e negletta all'interno di quella che è la nostra realtà sociale come quella del caregiver. Dall'altra, la consapevolezza che una norma non può mai riuscire a intercettare e descrivere compiutamente e completamente quella che è la realtà di chi quotidianamente dedica, lo abbiamo sentito a più riprese, l'intera sua giornata per la cura di un suo caro in difficoltà. E allora credo che con questa norma noi poniamo un primo tassello che non esaurisce un argomento del quale sarà necessario continuare ad occuparci, sia per aumentare le risorse a disposizione, sia per provare a rendere la normativa sempre più rispondente a una realtà che è multiforme e che non riesce e non riuscirà mai a essere ingabbiata in una normativa esaustiva. Ed è un primo passo anche per un altro motivo, perché mi auguro che quanto quest'oggi avviene nell'Aula del Consiglio regionale possa essere di stimolo perché a livello nazionale si arrivi a una normativa lì sì più ampia, più onnicomprensiva, più flessibile anche, arrivo a dire, che renda ragione della necessità di essere accanto a chi svolgono, non per loro volontà, ma per una necessità di vita, il ruolo di caregiver. E allora credo che questa non sia una legge perfetta, come peraltro quasi sempre o sempre le normative non possono essere definite perfette. Credo però che sia un segnale di attenzione che però deve richiamare tutti noi presenti in quest'Aula e anche coloro che arriveranno dopo di noi a una continua e puntuale attenzione a queste realtà e alla realtà dei caregiver, perché non possiamo sentirci a posto approvando una normativa, ma dobbiamo sentirci tutti impegnati affinché si possa sempre fare dei passi avanti e si possa riconoscere quella che è una realtà che, ribadisco, sfugge ed è molto più ampia rispetto a quello che possiamo scrivere in una normativa. E allora non mi dilungo ulteriormente, ma sottolineando davvero questa duplicità anche di sentimento riguardo alla normativa di quest'oggi, soddisfazione per un cammino che necessariamente è stato un cammino di mediazione rispetto alle diverse proposte, a partire da quella di iniziativa popolare e poi le altre che sono state presentate in questo percorso legislativo. Una soddisfazione per un risultato che è un punto di partenza raggiunto, ma anche un imbarazzo, un'insoddisfazione per la oggettiva incapacità di essere concretamente capaci di riconoscere tutta la variegata serie di fatiche e di problemi che chi quotidianamente svolge questo ruolo ci testimonia. Quindi concludo dicendo che il voto del Partito Democratico sarà un voto favorevole, con la consapevolezza però che questo è un punto di partenza e con un impegno che peraltro anche in questi giorni l'ormai ex consigliere regionale Gianni Girelli, ora parlamentare, si è preso anche pubblicamente, di portare questo tema nell'aula parlamentare, nelle aule parlamentari, affinché ci possa essere una legge nazionale
che sia che faccia da traino per tutte le altre regioni che ancora non hanno legiferato su questo tema e che possa essere anche un modo per stimolare le regioni che hanno legiferato, come oggi fa la Lombardia, a non sentirsi a posto e soddisfatte, ma a partire da quello che è il voto di oggi, per provare ad ascoltare chi davvero vive quotidianamente tutte queste fatiche e a essere sempre più nei limiti e nelle possibilità di un'istituzione come Regione Lombardia al loro fianco. Grazie Presidente Pizzul. Ha chiesto la parola il consigliere Mariani, prego.